Iniziamo questa manifestazione di dissenso nei confronti della sentenza che è stata sopravvissuta. Anche il Comune dell'Aquila impugna la sentenza shock del giudice Monica Croci e dunque il ricorso in appello non sarà soltanto quello presentato dai familiari delle vittime che hanno avuto il 30% di colpe, ma anche del Comune stesso per un altro motivo però. Una sentenza che insomma continua a far discutere. È stata pubblicata da poco una delibera di giunta che dà mandato in sostanza al legale dell'ente, l'avvocato Domenico De Nardis, di preparare questo ricorso in appello. Questo perché il Comune è stato condannato a pagare circa 13.000 euro di spese legali. A spiegare il tutto è la delibera stessa. Per il Comune il Tribunale è incappato in un errore, addebitando a lui le spese di difesa degli eredi del progettista dell'edificio poi crollato il 6 aprile, con una sentenza che al tempo stesso aveva escluso però il Comune da ogni responsabilità. Il Comune, come si ricorderà, era stato chiamato già in causa dai familiari delle vittime per aver rilasciato un certificato di agibilità che risale addirittura al 1964 per l'edificio poi crollato ed evidentemente costruito malamente, come si evince da alcune perizie. L'ente però ha vinto la causa senza dover risarcire i familiari e per questo motivo oggi non ritiene giusto pagare, anche perché lui aveva chiamato in causa gli eredi, osservando che i suoi controlli erano stati meramente di natura urbanistica e igienico-sanitaria, non dunque sull'idoneità del costruito. Intanto in tribunale si susseguono cause e udienze analoghe di cui si sta occupando però un altro giudice, Baldovino De Sensi, perché la giudice tanto contestata Monica Croci è passata al penale.